l'auricolare lo recupero dopo. Sì, io intervengo brevemente giusto per portare grazie, un saluto, un ringraziamento perché qui a Spring Time, che è una delle nostre case, un po' possiamo dire, di Mediterranea, è stata fatta questa sera anche, avete visto, all'ingresso, la sottoscrizione del sostegno. Noi come Mediterranea, lo sapete, agiamo sui confini, nel sostegno alle persone migranti, che sono quelle che più di tutti subiscono l'attuale ordine globale, l'attuale ingiustizia, e sono costretti a lasciare i loro paesi e poi vengono respinti dal regime di esternazionalizzazione delle frontiere. E la nostra missione si focalizza su quello e sappiamo molto bene cosa significa la guerra in tutte le sue forme, sia la guerra con le armi, sia la guerra non combattuta con le armi, ma combattuta dalle multinazionali che affamano e opprimono le popolazioni. In questi giorni si parla, no, della crisi del grano in Africa, che può venire dall'attuale guerra a seguito dell'invasione russa in Ucraina, ma si dimentica che si sono messe in questo modo tante popolazioni africane. Se manca il grano è per il neocolonialismo perdurante ora. Come sempre si dimentica tutta una larga parte del discorso, della logica è poveretto queste popolazioni affamate, ma queste popolazioni sono affamate e basta appunto parlare con i migranti o parlare con i movimenti con cui noi siamo in rete di fraternità per sapere che appunto sono affamate perché il gioco delle multinazionali che corrompono i governi è fortissimo. Proprio in questi giorni, per farvi un esempio, stavamo parlando con i nostri compagni dei movimenti della Repubblica Democratica del Congo, dove si recherà il Santo Padre tra poche settimane, se tutto va bene, e loro, parlando tanto di ambiente, loro hanno il parco nazionale, quella la biodiversità più ricco del mondo. Loro stanno lottando per preservarlo, per ottenere una gestione comunitaria di questo enorme parco nazionale, perché attualmente multinazionali, Total, Soco, Perenco, lo stanno devastando e i governi loro locali stanno continuando a vendere perché evidentemente ci sono meccanismi di corruzione o altro. Ecco, anche questa è una forma di guerra, diversa dalla guerra appunto combattuta con le bombe. No? E allora ecco, per noi come Mediterranea fondamentale è sempre assumere la prospettiva e farsi loro accanto ricordando sempre il loro protagonismo a cui noi ci facciamo accanto. Ecco, questa è un po' la nostra missione, quindi grazie davvero per il vostro sostegno.